Comunque, diciamo che io ho iniziato ormai 12 anni fa, nel 2002, a fare un lavoro di ricerca sul tema sul manicomio. E quindi fare interviste con persone che avevano soprattutto lavorato negli istituti psichiatrici, e in particolare con gli infermieri, perché sono delle figure di mezzo, nel senso stanno molto dentro al manicomio, però poi escono anche fuori, insomma, e quindi stanno direttamente a contatto con l'istituzione nella sua forma più concreta, a differenza dei medici che spesso hanno prima cosa una formazione ideologica che precede l'entrata nel manicomio, e quindi una visione del mondo che può anche prescindere dalla concretezza dell'istituzione totale. Mentre invece molto spesso gli infermieri, anzi, fino a un certo punto gli infermieri non avevano nessuna formazione. Facevano essenzialmente contenzione, quindi dovevano essere grossi e basta. Quindi erano molto dentro come pazienti, però anche molto fuori, perché poi tornavano nelle proprie case, a differenza dei pazienti che invece avevano anche loro una visione decisamente ristretta. Per cui ho fatto interviste soprattutto con gli infermieri dal 2002 al 2005. E questo lavoro sul manicomio in realtà veniva da un lavoro precedente sul tema della fabbrica. Partendo anche da quel presupposto, insomma, dell'istituzione negata di Franco Basaglia, che per parlare del manicomio parla di tutta una serie di istituzioni sorelle, che vanno dalla fabbrica al campo di concentramento, volendo la chiesa, la famiglia, la scuola, eccetera. Quindi luoghi, come diceva Basaglia, dove è chiaro chi ha il potere e chi non ce l'ha. E per forza di cose il carcere è una di queste istituzioni sorelle. Oggi sicuramente una delle istituzioni più critiche, perché non c'è una vera e propria, diciamo, posizione anticarceraria. Non c'è nel nostro paese, ma non c'è penso quasi da nessun'altra parte, adesso non conosco la situazione in tutto il resto del mondo, però immagino, così come pregiudizio forse, però probabilmente fondato, che una cultura anticarceraria in generale non c'è. Non c'è anche perché abbiamo perso un treno, insomma, nel senso che quello che è successo nel manicomio dagli anni 60 e anni 70 non è successo in carcere. O meglio, c'è stata un'apertura nel carcere, soprattutto nel momento in cui, diciamo, i detenuti che stavano dentro per reati connessi alla lotta armata, alla politica, insomma, negli anni 70, nel momento in cui si sono incontrati con i detenuti che non erano politicizzati, ma che magari vivevano un certo ribellismo, penso soprattutto alle batterie, insomma, alle bande dei rapinatori. Lì qualcosa è successo nel carcere, però insomma, diciamo, quell'apertura che c'è stata negli anni 70 si è trasformata poi negli anni 80 e 90 in una chiusura totale, dentro e fuori, dentro nel carcere, quindi rispetto ai detenuti, e fuori rispetto ad un'idea, un'ideologia assolutamente appunto carceriera, manettara, che c'è in questo paese. Però appunto io mi sono avvicinato al carcere proprio per questo motivo, perché mi sembrava interessante, dopo alcuni anni che avevo lavorato sulla fabbrica, sul campo di concentramento, piuttosto che luoghi di alienazione del lavoro, dai call center alla fabbrica, appunto, e quindi anche al manicomio, mi sembrava interessante lavorare anche sul carcere. È un lavoro che sto iniziando adesso, praticamente da pochi mesi, facendo incontri, interviste, mi è capitato di entrare in diversi carceri, in particolare ad Ascoli Piceno, a Rio del Tronto. Abbiamo iniziato, insomma, un piccolo lavoro di interviste con i detenuti, cercando di raccogliere quella che è la vita quotidiana, insomma. Ovviamente poi lasciando che il detenuto dica e racconti quello che vuole, però cercando di raccontare quella che è la quotidianità, cioè quella parte poi di vita che viene nascosta da un rumore di fondo, insomma. E oltre a quel rumore di fondo si parla esclusivamente dei fatti, posso dire, straordinari. Però magari è facile che si racconti di un suicidio, anche se non è neanche più tanto straordinario, insomma, il fatto, però è più facile che si racconti di un suicidio piuttosto che dei problemi dell'igiene o del numero delle forchette e coltelli di plastica che vengono dati ad ogni detenuto, piuttosto che la possibilità di farsi la doccia, utilizzare sacchetti di plastica e via dicendo. Però l'alienazione del detenuto è legata a quello. Poi si arriva anche al suicidio, però parte da lì, parte dal fatto che i detenuti di Maria del Tronto, quando non possono fare la doccia, si infilano
un sacco di plastica, di quelli dell'immondizia, un compagno gli ha perso addosso dell'acqua calda, rispetto a qui c'è la doccia nella busta, rispetto alle detenute delle Bibbia che non hanno neanche la plastica a disposizione, quindi non posso fare neanche questo. Ha tutta una serie di contraddizioni, insomma, che però sono contraddizioni solo apparenti, sono contraddizioni perché magari ci si è arrivati a quelle contraddizioni, ma in realtà poi fanno parte del corredo culturale di un'istituzione che non può non essere contraddittoria, anzi più è contraddittorio. Ed è quindi, ed è accettata nelle sue contraddizioni, più è forte.